Fede, questa sfida LOL verte tutto a tuo vantaggio. Esatto, Andrea, oggi gioco in casa. Te la sei organizzata in casa, ti sei iscritto al workout, ma io sono sicuro che vincerò lo stesso. E allora vediamo. Andre, prima di farti parlare devo dire la frase di rito. Vai. Benvenuto nella mia home gym. Giustamente, brava, ok. Ti piace la mia home gym? Pensavo che la frase di rito fosse LOL chi ride fuori. Dopo, dai. Ma adesso dobbiamo spiegare. Adesso siamo ancora in tempo per sorridere. Comunque grazie di ospitarmi nella tua home gym, devo dire che è molto open la tua home gym. Open space. Bellissima, va bene, allora. Vai, spiegazia. Spiegazia, Fede. Sì. Duplice sfida nel video di oggi, perché A faremo il nostro solito workout che adesso ci andiamo ad accingere a spiegare, B faremo la sfida LOL. Esatto. Quindi oggi nessuno dei due dovrà ridere, o meglio, chi riderà perderà il workout e farà una punizione corporale. Giusto. Sul trampolino dietro magari. 7 minuti di fila, bam 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 bam. Non è troppo una punizione, vabbè, è una punizione troppo divertente. Vedi, già ti stavo fregando. Allora, va bene, dai, spieghiamo. Adesso spieghiamo l'allenamento, poi bazziamo l'inizio della sfida. E dobbiamo farci seri. Basta, solo serietza, ok? Bene. Fede, che allenamento ci hai preparato per oggi e per farmi crollare in questa sfida? Allora, oggi faremo un workout total body. Ci servirà un solo manubrio, ok? E faremo, il workout sarà così composto, saranno tre triset. Io già mi immedesimo nella serietta. Ricordiamoci velocemente che il triset sono tre esercizi fatti uno dopo l'altro senza interruzioni. Il tempo che recupereremo tra un triset e successivo sarà giusto il necessario per spiegare appunto i tre esercizi. La successiva spiegazia. Ok. E quindi faccio vedere il primo. Prima spiegazia. Ok. Mi accingo a prendere il mio unico manubrio che userò oggi. Vai. L'altro è tutto tuo. Grazie. Allora, primo triset. Faremo primo 30 secondi stacco gamba destra, 30 secondi stacco gamba sinistra, dopodiché 30 secondi di good morning. Quindi afferriamo così il nostro peso e scendiamo. Lo faccio vedere di lato, va si bene. Vede meglio. Va bene. A gambe tese. Va bene. Ok? Va bene. Sei pronto, Andre? Sono pronto ad allenarmi e a non ridere e a farti ridere. Farai una serie di battute per farmi ridere. Non ho minimamente idea di che cosa uscirà da questa testolina. E allora io direi ti vedo già troppo seria. Vedi, mi sto immedesimando. Ti sei immedesimata. Devo andare a prendere il cronometro. Prendi il tuo fedele compagno. Ciao amici. Fatti l'ultima risata ora, perché poi non ne potrai più fare. Io mi prendo anche il mio fedele compagno. Mamma, stavo già inciampando nel mio manubrio. Sarebbe stato molto divertente già questo. Allora, mi sistemo. Pronto a partire, Andre? Pronto a partire. Ma mi devo fare seria, aspetta. Allora, siamo all'aperto, potremmo avere il rumore di sottofondo, tu non ci badare e magari anche cambi di luminosità, ma oggi è tutta una questione per destabilizzare Fede e farla ridere. Esatto, okay? Esatto, grazie. Dai, grazie. Sei pronta? Allora si parte. Allora, LOL. Chi ride fuori? La sfida, vai. Tre. Guarda che stavi già... Ehi, bella. Devo... Vinto! No, dai, aspetta. Il workout non è neanche iniziato e ho già vinto. Cazzo, è difficilissimo. Ti concedo la seconda possibilità. Dai, inizia questo workout, sennò sei spacciata. 3, 2, 1, via. Allora, cosa dobbiamo fare? La cosa difficile è stacco una gamba. La cosa difficile non è tanto non ridere, ma è anche non sorridere. Cioè, non sono abituata, io ho un sorriso perennemente stampato in faccia, Andre. Ho una tattica. Quindi sto cercando di parlare anche un po' a bocca stretta per evitare di allargare troppo. Io ho una tattica per farti ricrollare. Sì, però mettiamo a registro che siamo 1-0 per me. Se funzionerà. Okay. Non valeva la prima. No, no, valeva come? Cambio gamba. Cambio. Sto parlando proprio appositamente così, Io ho la mia strategia per farti crollare. Un po' con la bocca a bius de gallina. Non pensare che dicendo bius de gallina mi fa ridere. No, non pensavo proprio a questo. Come faccio a non ridere? Se non atrofizzando i muscoli faccioli e parlando così tutto il tempo. Quello è il bello della sfida. Era una risata? Sì. No. Cambio. Ok, good morning. Good morning, buongiorno. Non ci diamo testate, bella. No, infatti. Ok. Se no facciamo ridere tutti e noi ce ne andiamo in ospedale invece. Senti, ma intanto il tuo workout come procede? Intanto tra una risata e una non risata stiamo per concludere il primo triset, tutto dedicato ai muscoli posteriori. Non so se
se li stai sentendo, bruciacchiare, ok, lombari, glutei, femorali, un pochettino, ok, fine. Stop, dai, veloce, spingici. Il secondo, badando bene, spostiamo bene questo, a non ridere, né ridere né sorridere. Fede, spiega, dai. Allora, quello era un mezzo sorriso, quindi no, era una specie di sbadiglio, tre quarti di sorriso, vai. Allora, dai, il tempo... vedere il tempo passa in fretta. Allora, Fede, da qui, sì, vado in quadrupedia, sì, ginocchia sollevate, ok, cammino in avanti sulla faccia, okay, di mio fratello, faccio push up, torno in quadrupedia, ok, o io devo controllare che non rida. Poi reverse plank, e ricomincerò a parlare con la bocca chiusa in modo da non avere rischi e soprattutto non ti devo guardare. Spiega l'esercizio invece di gambe concentrarti tese, su non ridere. Pike push up, quindi vado in V rovesciata e anche qui piego e stendo, quindi questo tricep è un pochino più incentrato per la parte superiore del corpo. Serietà, ragazzi, serietà. Posso dire una cosa? Per push up. Come eseguito il pike push up già era abbastanza da far ridere. Ridicolo. Sì. Colpo tuo che mi distrai. Ah, non ci serve questo, posizioni, scusa. Posizioni, non ci serve. Via, ciao. Non ci serve. Allora, via, dai. 3, 2, 1 e via. Quadrupedia, cammino in avanti, faccio push up, torno, le ginocchia rimangono sempre sollevate. Ammetto cammino, che cammino. Nel tentativo di farti ridere, sono badato. Stai ridendo! Ho riso! Ragazzi, ho riso! 1-0! Però anche te, Vabbè, nel trovare la tua vittoria... Ma nel momento in cui uno ride, il ferma. Tempo viene sospeso e cambio. Cambio reverse plank. Reverse plank. Mani indietro, gambe in avanti, stendo bene e spingo bene su col sedere. Allora, come quindi siamo 1-1? Un plank, ma al contrario. 1-1, va bene, ci 1-1. Sto. Hai riso della tua stessa battuta, mi sembri Pintus. A LOL capita così. Mi sembri Pintus. Sono comunque, le proprie battute a far ridere. Quando uno perde c'è quel secondo, ci sono quei secondi in cui... Si azzera automaticamente. Esatto, si può ridere, basta, abbiamo ricominciato, cambio. Terzo esercizio, Fede. Pike push up, vado bene in V rovesciata. Dai. E da qui scendo e torno. Fede, non ridere adesso, no, eh? No, ma che questo esercizio? Non imbrogliare, che nessuno ti può controllare. Questo esercizio mi fa tutto, tranne che ridere, Andre. Va bene. Tranquillo, non c'è pericolo. Ok. Altro che ridere, smorfi di dolore qua. Esatto. Anche perché il pavimento della tua home gym è simpaticissimo. Hai riso, pentito! Lo sapevo! Stop. Lo sapevo. Questo era facile. Va bene. Malefico. 2-1 per me, 2-1 per me. Spieghiamo da questo. Concentrati nella spiegazione, va? Senti, spiegalo tu, vai. No, l'allenamento è tuo, spiegalo tu. Non lo so. Perché se spiego io poi ti faccio ridere. Esatto. No. Quindi spiega te. No, tu mi fai ridere quando spiego io. Allora, ritorno con la mia bocca. Tu di nomi troppo strani lì. Culo di gollino per goblet squat. Goblet squat. Vado a prendere il mio manubrio e lo afferro in questo modo. Alla mia era non esisteva goblet squat. Torno. Sì, sì, squat, sì. Torno. Andrea, sei vecchio. Front squat, sì. Sei vecchiarello. A goblet squat. Pensa al leg switch down che adesso leg ti faccio vedere. Down. Va bene, questo vuole stare indietro, lo vediamo. Quello è un qua. Nome di una band metal. Scendo, stendo, uno e stendo due senza cadere. Poi vado a riafferrare il mio manubrietto, ritorno giù in squat, sollevo i talloni e lavoro con i polpacci. Va bene. Ok? Dai. Bene. Che e mi allora, sta scappando da ridere. Parto da qui. 3. Allora, aspetta che vengo giù, mi tiro. 2. 1. Vai col goblet, squat. Dai, 1. Dai, scendi, dai. Scendo. 2. Spingo. Ok. 3. Scusa, vado un po' più veloce perché sto peso è ridicolo per me. Io normalmente lo faccio con 140 kg. Ti ho tolto solo uno zero oggi, esatto. Allora. Guarda, lo faccio anche. Hop. Bravo. Hop. Bravo, bravo! Non ti fa ridere questo, Fede, guarda. No, non mi fa ridere, non ti fa ridere. Sto neanche guardando. Oh, forse la cosa che potrebbe non far ridere... Sto facendo fatica! ...è che ho pestato il microfono nel farlo. Ok, cambio. Leg switch down, Andre. Rimani qui. Potrebbe far ridere me. Guarda il mio manubrio com'è simpatico. Stendi uno. Beh, vado di là. Ok, questo lo faccio passare dentro. E stendi due. Ok, rimani giù se riesci, eh. Stendo di qua. Torno. Stendo di là, torno. Vedi, questi erano degli esercizi che... Ti inizia a star simpatico? Dei giochi.
non riuscivo tanto a fare. Ok, cambio, riafferro, riacquisto, stavo dicendo. Il manubrio. Andiamo giù. Vado giù. Vai. Polpacci. Quindi sollevo i talloni. Ok. Posizione cacca. Posizione cacca. Sì. Ci sono riuscito sto giro. Oramai è... una modalità molto concentrata. È rodata. Sarà che sto soffrendo talmente tanto sulle gambe specialmente. E se cado faccia per terra ti farei ridere? Potrebbe essere. Potrebbe... Hai sorriso! Non ho sorriso! L'ho visto, ti stavo guardando! Ah! Mi ha fatto crackare il ginocchio, colpa tua! Ma abbiamo finito il workout. Ma cosa ci riserva il tuo workout? No, bella! Ho riso in pieno! Fai riso? 3-1 per me! Guarda, guarda! Oh, mamma mia! Lo sapevo che vincevo facile! Non vale, non vale! Senti, sì. Ritorna! Va bene, dai, allora ci speriamo un ultimo in minuto serie? Esatto. Di finisher. Finisher. In cui andremo a fare, spostiamo questo manubrio, sperando che non torni indietro. Torna indietro, va bene? Ho appena scoperto di avere una pendenza sul terrazzo. Il mio alleato. Allora, scendo, vado in plank, e da qui richiamo, stendo, richiamo, stendo, ok? Un minuto così, ci diamo la botta finale, io me lo sono meritato perché... siamo 3-1. 3-1, io oramai sono in scioltezza. Quindi non vai. Posso che andare sul 4-1 adesso. Con questo ultimo minuto di lavoro, posizioni 3-2. Un minuto, eh? 1. Finisher. Vai. E via. Vai. Scendo. Furca. Ok. Ci sei, Andrea, ti stavi schiantando contro qualcosa. Il tuo terrazzo che sembra una grattugia. No. Visto, lo sapevo. Ormai ho capito. No. Ho capito dove ti cucco. Cazzarola. 4-1 ragazzi, eh? Fede, preparati alla punizione corporale. Diciamo che l'immagine del pavimento del mio terrazzo, siamo a 30, ne mancano 30. Sì, sì. Che è una grattugia. Ti fa ridere. Mi fa abbastanza ridere. Anche se ti immagini uno che si grattugia il culo, ti fa ridere? No. Non ce l'ho fatta. Questo no. 5-1 non mi è entrato. Adesso sono troppo concentrata, Andrea. Mi devi prendere quando sono deconcentrata. In relax. Esatto. E se ti dico che mi fa togliere le scarpe? Neanche. Questo esercizio? Neanche. Assolutamente. Dai che manca poco. Qua fra una risata e un cercare di non ridere. Fine! Abbiamo finito il nostro workout. E devo dire che non era così leggero. Stravinta. Bravo Andrea. Brava, brava, mi hai fatto un sacco ridere. Ora posso ridere veramente. Fede, allora, sfida stravinta, non sì. Mi ricordo se 4-1 o 5-1, poi mi rivedrò. 4-1. Quindi mi sono messo qua per fare l'outro perché siamo già nella zona della punizione. Punizione corporale, ma prima di ricevere la punizione, solite note finali del workout. Tu hai qualcosa da dirci? Allora, hai qualcosa da dichiarare? Ho da dichiarare prima della gogna? Che finalmente posso sorridere tranquillamente perché ho cercato di adottare questa tattica ma non ha funzionato per niente. Sei molto simpatico. Ah, nonostante la sfida è avvenuta nella tua home gym, nonostante il workout l'hai fatto tu, 4-1 secco, sì, via. In realtà era uno svantaggio aver fatto il workout perché mi ha fatto ridere più nei momenti di spiegazia che altro. Va bene, comunque, giusto. Ognuno ha le sue strategie. Accetto la sconfitta, sono pronta per la punizione. Annotazione di fine workout. Devo dire che questo workout dura complessivamente 7 minuti. È già bello tosto, specie se come noi, anzi come me, usi un manubrio abbastanza pesante, ne abbiamo usato un 14 kg, Andrea invece non ha fatto assolutamente fatica, quindi se sei allenato come lui e i 14 kg ti fanno un baffo, puoi fare 6, 7, 10 di questi esatto. Giri, sempre così. Devo dire una cosa, che potendo ridere accusi anche meno la fatica. Esatto. Perché la risata un po', eh? Infatti va per bene, quello, quindi... io ho riso di più perché facevo più fatica esatto. In realtà, semplicemente per quello. È per quello. No dai, scherzi a parte, questo è un workout completo e intenso che può essere sufficiente farlo in 7 minuti, quindi un solo giro, ma in base come al tuo sempre, livello di allenamento sempre. Puoi anche aumentare il numero due, di tre, giri, quattro, farne 5. 2, 3, 12, 22, esatto. 76, in base a quanto sei allenato. Esatto. Va bene. Bene. Quindi a questo punto non ci resta che... Dai, fai tu, poi faccio io. Va bene. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale. È ancora canale, scioccata, Fede. Perché non troverai soltanto video di... 7 minuti di astinenza tipo. Dalle risate l'hanno proprio distrutta oggi. Esatto. No, mi sto preparando psicologicamente alla punizione. Esatto. Allora, sul nostro canale non troverai soltanto workout di questo tipo, ma ci sono tantissimi playlist, tantissimi workout. Ognuno per è ispirato tutti a una trasmissione televisiva. Esatto, esatto. Per non tutti i tipi, per tutti gli allenamenti, per tutti gli obiettivi, esatto. Per tutte le forme fisiche, per chi ride di più, per chi ride di meno. Effettivamente i talks li potremmo ispirare a Quark. A Quark? Eh sì, sai, quella scientifica. Giusto. Talks.
Giusto, giusto. Idee, idee. Vabbè, Andre sta partendo con le sue idee. Non potendo spoilerare, divago. Andre, piuttosto che divagare, dici se tutto ciò non dovesse essere sufficiente, quindi se tutto quello che viene trovato sul canale YouTube non dovesse essere sufficiente, che cosa Così me la lanci? Brava, brava, brava. Tutto l'assist. Se tutto quello che ti ha raccontato fin qui Federica non ti dovesse bastare per soddisfare la tua voglia di fitness, puoi andare in un altro luogo che è il nostro sito internet justwellness.co.lol da oggi. Ok. Scherzo, solo justwellness.co. Carina, perché lì troverai tantissimo altro materiale gratuito, quindi schede di allenamento che puoi fare sia sui terrazzi, come fa Fede, che nelle case, che nelle palestre, che outdoor, dove vuoi. Case, tu. Case, libri, auto, viaggi, ovunque. Fogli di giornale. Ovunque, ovunque, ovunque. A programmi di alimentari, programmi alimentari da abbinare, programmi di allenamento e anche programmi di integrazione alimentare da abbinare alle alimentazioni, da abbinare agli allenamenti. Che al mercato mio padre comprò. Esatto. Perché ci stava bene anche questo. E mi fermo qua perché sennò potrei allungare la trafila all'infinito. Ma una cosa bisogna aggiungerla, Andre. Questa aggiungila tu. Cioè che justwellness.co, oltre a tutto questo materiale, trovi anche delle vere e proprie persone. Persone. Ovvero la nostra community che abbiamo soprannominato Fitness Family. LOL. E altro non è che un insieme di persone come noi a cui piace fare il sorriso. Piace fare il sorriso. Sorriso quando si può. Piace fare il sorriso con il workout nelle gambe. Esatto. Ti aiuto? Sì, va bene. Anagramma. Anagramma tu. Piace fare, allenarsi, stare in forma, fare fitness, ma sempre col sorriso sulle labbra. Esatto. Ok, adesso l'ho detta giusta. È scioccata, scioccata oggi. Va bene. Niente ragazzi, sono Fede, pronta per la mia punizione. Saluta e vai a punirti. Rimani lì dopo il nero perché adesso ti faccio vedere cosa facciamo. Va bene, ciao. Ciao al prossimo workout. Salta. Così, salta. Salti e basti. Sì, e basti. Sì, sono un po' dislessica oggi. Sì, sì, vabbè, sì, dai, spostati. Sì. Mi devo spostare. Sull'ingresso, eh? Allora. Sei vabbè, ma io voglio continuare a guardare anche gli amici in telecamera. Vabbè, vi lascio in compagnia di Fede. Mi chiudo dentro, ma esco. Guarda. Aspetta, aspetta, farò il cameraman. Vai, fammi da Così. Cameraman. Vai. Vai. Zompa. Ciao ragazzi. Me ne vado. Questa è la punizione per chi ride durante i workout. Non è molto punitiva comunque.